scordato, questo accordatore di pianoforti. Scordato. Che fa un viaggio. Sì, diciamo che partiamo sempre dall'assunto che diciamo, senza musica non muovo un passo e quindi devo sempre trovare un pretesto, diciamo così, drammaturgico per inserirla nelle storie che provo a raccontare e quindi mi è sembrata interessante l'idea di proporre un personaggio del genere, uno che accorda pianoforti che però lui è completamente scordato con il contesto. Mi sembrava già una bella partenza. Il problema poi è continuare, perché sì, cioè, tu parti bene, poi, e poi piano piano abbiamo costruito questo castello, questa vicenda e confessiamolo, diciamo, Giorgia. Perché Giorgia? Perché sono stato sempre innamorato di Giorgia da quando ero ragazzina. Cioè, era già maggiorenne, però. E ho fatto... La prima cosa che mi sono proposto di fare in questo film è fare un film per baciare Giorgia. E alla fine l'ho baciata. E hai trovato la scusa per baciarla. Sì, queste sono le due cose, musica e Giorgia.